Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. La terza puntata per queste stime di valori mercato con giocatori vecchi in mercato attuale. Le altre due volte abbiamo parlato di Oliver Kahn tedesco e Fabio Cannavaro, il nostro ex juventino, ex azzurro, ex capitano. Oggi parliamo di un altro difensore, un difensore proprio atipico per trovare magari paragoni diversi, di Paolo Maldini. Paolo Maldini, per il quale ha una stima immensa, perché è un giocatore immenso, e al di là del discorsi, la rivalità con il Milan è stata bellissima fino al 2011 e Maldini praticamente è stato circa 25 anni al Milan, quindi per 25 anni siamo stati i loro avversari. Detto questo, mi fa piacere parlare di Maldini perché è un giocatore che, come tutti, avremmo voluto nella nostra squadra, ma perché ha una storia particolare che potrebbe mettermi in difficoltà anche a trovare dei paragoni, quindi cercherò di fare il mio meglio. Parliamo di Paolo Maldini. Classe 1968, quindi fa parte della generazione dei Baggio e non della generazione dei Buffoni e compagnia bella. Quindi la cosa mi porta ulteriormente ad avere difficoltà. Perché? Perché? Perché in quel tempo là c'era la lira, perché le valutazioni erano totalmente diverse, ma soprattutto perché non è mai stato ceduto Paolo Maldini. Paolo Maldini è un prodotto del vivaio Milan. Nell'88 inizia la sua strada nel Milan, prima squadra, nella rifondazione di questo Milan dopo le due Serie B. Quindi chiaramente non ho mai visto Maldini ceduto e è sempre stato praticamente incedibile, a un certo punto è diventato incedibile. Certo che, lasciando da parte questo discorso qua, ho cercato di fare una stima paragonando da giocatori attuali o dei tempi recenti che sono stati ceduti secondo cifre particolari. Chi è Paolo Maldini? Paolo Maldini, oltre ad essere fortissimo, è un giocatore duttile, nel senso che era un difensore centrale sinistro. Pur essendo destro di piede, giocava anche come terzino, talvolta terzino sinistro. È uno dei primi terzini che gioca al contrario, cioè piede destro e fascia sinistra. È un po' quello che poi vi ricorderò del giocatore, che fa un po' ridere, però in realtà è il paragone giusto. Maldini è un giocatore talmente immenso che io il suo apice l'ho messo in un gap tra l'88 e il 2004. Quindi parliamo di quanti? 82, di 16 anni. Quindi veramente un lasso di tempo difficilissimo per un giocatore, visto che spesso i giocatori fanno benissimo per 3, 4 anni, qualcuno 10, ma 16 anni, magari con alti e basse, parliamoci chiaro, però sia il Milan sia lui hanno avuto rendimenti altissimi. Il Milan sappiamo benissimo cosa ha vinto con Maldini. Il Milan ha vinto con Maldini 5 Champions League, svariati scudetti, supercoppe varie, quindi ha vinto tantissimo, tenendo conto che in questo gap praticamente ha vinto 4 su 5 Champions League, visto che l'ultima è quella del 2007, che non ho contato perché era già un po' troppo vecchio. Quindi in questi 16 anni, 4 Champions League, più campionati e varie cose, è difficile anche fare una valutazione. Allora ho pensato dei paragoni. Ricordiamoci che De Sciglio venne paragonato, il tempo ne parlavano come il nuovo Maldini. Perché? Il nuovo Maldini perché era un terzino destro adattato a sinistro, quindi si ricordava un po' quello che era Maldini. Poi ovviamente nulla di tutto ciò è avvenuto. De Sciglio è un buon giocatore, sono felice di averlo alla Juventus, ma Maldini è da Maldini, parliamoci chiaro, e quindi il paragone non c'è. Però ricordiamoci comunque De Sciglio, che è prodotto anche del vivaio Milan, se non sbaglio, è stato venduto recentemente alla Juve per 15 milioni di euro circa, compresi bonus mi pare. 15 milioni di un giocatore 25enne, quindi ancora giovane, un giocatore che però era in fase calante non per il fisico ma per la testa, quindi un giocatore che non viveva il migliore degli anni. Fosse stato venduto 2 anni prima, in cui stava ancora benissimo, quando c'era Allegri, 30 milioni sarebbe stata una cifra molto interessante. Il paragone, il primo paragone è lui. Prendiamo altri paragoni di giocatori ceduti dopo. Parliamo di Alessandro Nesta, che ho reputo tra i primi tre difensori più forti degli ultimi 30 anni, insieme a Maldini e forse a Cannavaro stesso. Quindi Nesta diciamo che è un paragone abbastanza interessante, anche se Nesta era un centrale difensivo e basta. Nesta è stato preso dal Milan, appunto dalla Lazio, per la cifra di 31 milioni di euro, a circa 26 anni, quindi una cifra già molto vicina a quelle che poi sono delle cifre per i difensori negli ultimi anni, che abbiamo già parlato l'altra volta con appunto Cannavaro. Teniamo conto quindi di questo, un Nesta che viene dalla Lazio, che non ha vinto chissà che cosa, è fresco in parte dello scudetto, però comunque finiva lì. Il Nesta ha vinto il grosso, l'ha vinto col Milan chiaramente. Ora però pensiamo a quelle che sono un po' le stime di valore per quanto riguarda potenziali terzini. Io voglio parlare dei terzini attuali. Si parla tanto di Alexandro, di Marcos Alonso, giocatore che è dalla Fiorentina al Chelsea, ma adesso al Chelsea sta facendo molto bene, vincendo anche una Premier League. Nella scorsa estate, nel momento in cui venne acquistato appunto Neymar, quindi quando la bolla blu, Alexandro si diceva che il Chelsea potesse offrire una cifra tra i 60 e gli 80 milioni, circa 70 milioni. Parliamo di terzino sinistro di spinta, quindi offensivo, forse molto più meno terzino di quanto fosse Maldini, che era un difensore adattato a terzino. Però già avevo un'idea di una cifra
che può andare. Quindi un Alexandro sta da milioni. La prova del 9 l'ha avuto con un giocatore recentemente ceduto, che è Mendy. Mendy, giocatore acquistato dal Monaco, dal Manchester City, per 57 milioni e mezzo di euro. Già aveva una cifra molto più considerevole, un giocatore del Monaco. Perché il Monaco è importante? Perché il Monaco ha avuto recentemente una semifinale Champions League, un quarto di finale due anni prima e ha vinto il campionato francese. Quindi chiaramente i giocatori sono stati particolarmente valutati, ricordiamoci appunto Mbappé. Ma essendo Mendy un difensore, un terzino, ovviamente sto vendendo una cifra abbastanza considerevole, 57,5, che va un po' a alzare il gap rispetto a quelli che sono stati le cessioni negli ultimi anni per quanto riguarda i terzini. Quindi già abbiamo un'indicazione circa quello che è. Allora ovviamente ho fatto una valutazione. Ho tenuto conto dei Maldini in base a due momenti storici. Il Maldini dell'88, che ha 20 anni, è giovane, ancora non ha vinto niente, viene da un Milan che ha appena vinto il campionato, e il Maldini del 94, che ha già vinto qualcosa, anche Champions League. Quindi in 6 anni il Maldini dell'88 e il Maldini 26 anni del 94 hanno già due valutazioni differenti. Il Maldini dell'88 mi ricorda molto Mendy, un po' meno, perché Maldini sappiamo che è fortissimo, Maldini però ha vinto un campionato in italiano col Milan e nient'altro. Il Monaco ha vinto sì il campionato francese, ma ha vinto il campionato francese in un contesto in cui la sua squadra ha fatto benissimo in Champions e Maldini ancora no, e quindi chiaramente è proprio alto. Quindi Maldini nell'88 l'avrei venduto, forse è stato dal Milan, mettendo d'accordo le parti. Ovviamente il Milan non sa che poi Maldini diventerà il difensore più forte del mondo, però chiaramente nel momento in cui non lo sa può fare delle valutazioni, a 40 milioni di euro. Discorso a parte per il Maldini del 94, a 26 anni, quindi forse all'apice della prestanza fisica, l'esperienza già inizia a essere veramente accumulata tantissimo, e allora qua le valutazioni si fanno differenti, valutazioni che secondo me veramente devono scoppiare. Per Maldini direi, in quanto terzino difensore, e quindi cifre comunque meno considerevoli rispetto a quelle che darei per un attaccante, un centrocampista, 80-100 milioni, una cifra spaziale, nel senso che attualmente quale terzino andrebbe venduto 80-100 milioni? Probabilmente sono le cifre che girano intorno ai Marcello, agli Alaba, che attualmente sono dichiarati incedibili appunto per questo motivo. Nessuno andrebbe veramente a comprare un difensore, un terzino a cifre del genere. Poi Maldini era particolarmente difensore oltre che terzino, quindi diversamente di Marcello e Alaba, che sono giocatori anche terzini di spinta, quindi offensivi, Maldini non lo era, e quindi un po' andiamo indietro. Però un giocatore spaziale, cioè fare un investimento su un difensore terzino a 80-100 milioni, non credo che sia visto molto negli ultimi anni, anzi lo spero visto le valutazioni che ho fatto prima circa altri giocatori. Quindi ricapitolando, Maldini dell'88 a 40 milioni massimo, e il Maldini invece del 94, e negli anni in cui è stato al top, quindi prima del 30° anno di compleanno, ovviamente tra gli 80 e 100 milioni. Bene ragazzi, questo video finisce qui, ci vediamo al prossimo video che sarà un nuovo giocatore, l'ultimo difensore che è Pujol. Quindi siamo andati in Spagna, è un giocatore simile per certi aspetti a Maldini, ma diverso per altri, perché chiaramente ognuno ha il suo. Quindi chiaramente ci vediamo al prossimo video che sarà con Pujol. Forza di voi come sempre, alla prossima, ciao! Paura, paura, paura.